Contrasto alle frodi fiscali e all'economia sommersa nel bilancio 2014 della Guardia di Finanza, 101 le persone denunciate per reati connessi alle erogazioni pubbliche. Nicola D'Ascanio scende nuovamente in campo per il suo comune, con la lista civica Montenero vince, scontro con Travaglini e Palombo il 31 maggio. Confronto tra politica e imprese questa mattina nella sede della Giunta regionale a Palazzo Vitale, gli investimenti possibili per la crescita e la cooperazione. Il potere delle donne, il libro della giornalista multimediale calabrese Maria Latella, presentato ieri sera alla Camera di Commercio del capoluogo molisano. Buon pomeriggio gentili telespettatori, iniziamo dalla cronaca. Sono in corso le indagini degli agenti di polizia sul caso avvenuto nella serata di ieri in pieno centro a Campobasso. Un'anziana donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione in piazza Venezia. La porta dell'appartamento era aperta e sul pavimento tracce di sangue. L'allarme è stato lanciato dai familiari accorsi per primi nella casa della 89enne. L'ipotesi più accreditata sembra essere quella della morte naturale. Conferenza stampa stamane a Campobasso per presentare il bilancio delle operazioni condotte nel 2014 dagli uomini del Comando regionale della Guardia di Finanza. Importanti risultati conseguiti. Per noi Giuseppe Pittà. Gli ufficiali del Comando regionale del Molise della Guardia di Finanza, come di consueto, chiamano gli organi di informazione per diffondere i dati relativi alla loro attività sul territorio relativa al 2014. Numerosi ed importanti gli interventi, proposti sequestri di beni per oltre 28 milioni di euro. 820 sono state le violazioni per mancanza di scontrino e ricevuta fiscale, 24 le proposte di chiusura degli esercizi commerciali. 101 le denunce per indebito conseguimento di erogazioni pubbliche pari a 4,3 milioni di euro, 129 le persone denunciate per reati contro la pubblica amministrazione. 97 i responsabili di danni erariali per 30,2 milioni di euro. Notevole la lotta al gioco illegale con sequestri di molto materiale informatico. Una situazione fisiologica. Ci sono molte attività svolte nell'ambito delle due realtà provinciali che toccano ovviamente sia l'utilizzo corretto e la tempistica che deve essere osservata nell'utilizzo della risorsa pubblica, ancorché questa venga utilizzata per vari fini oppure investita nella realizzazione di opere pubbliche, ma soprattutto poi tocca anche la realtà in termini di appalti, proprio per il significato profondo della gestione della risorsa pubblica a vantaggio della collettività. Il fenomeno dell'evasione nel Molise è un fenomeno che pretende da parte dell'istituzione un approccio quali quantitativo. Si è passati da una logica quantitativa ad un affinamento dei controlli, meno controlli e più risultati. È questo il leitmotiv che avevo registrato nell'annualità precedente e che confermo anche in questa, nel rapporto del 2014. Quando andiamo a toccare gli effettivi furbetti, noi avvantaggiamo la collettività, ma nei confronti di coloro i quali poi prestano il fianco ai nostri rilievi, bisogna entrare in maniera massiva con interventi di carattere repressivo e di carattere reale. E di qui le proposte di sequestro per equivalente vanno a recuperare dei patrimoni illecitamente sottratti alle imposizioni e messi a beneficio dell'intera collettività. Notevole anche l'attività in relazione all'aggressione da parte della criminalità organizzata agli interessi economici e patrimoniali, oltre che al riciclaggio con sequestri e confische di beni per 140.000 euro e proposte di sequestri per oltre 2 milioni. Politica, la delegazione parlamentare del Partito Democratico intende incontrare il Premier Matteo Renzi per evitare il commissariamento della sanità molisana e riaffermare il diritto alla salute dei suoi cittadini. Il senatore Ruta e gli onorevoli Venitelli e Leva sono contrari a qualsiasi proposta di smantellamento del servizio sanitario e la richiesta di incontro con Renzi la faranno assieme al governatore Paolo Frattura.
I parlamentari del PD chiederanno di nuovo la deroga al regolamento Balduzzi o, in caso contrario, l'istituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria per garantire al presidio del Cardarelli di rimanere nosocomio di secondo livello e il San Timoteo e il Veneziale ospedali di primo livello. Fallimento politico è il termine coniato da Nicola Tascanio per l'amministrazione uscente di centrodestra al comune di Montenero di Bisaccia. L'ex assessore regionale e presidente della provincia si ripresenta alle comunali di fine maggio. Ai nastri di partenza per la consultazione del 31 maggio a Montenero di Bisaccia, Nicola Tascanio alla guida di una lista civica. Legalità e coerenza politica in campo contro il fallimento e il clientelismo del centrodestra visti nella località adriatica nell'ultimo quinquennio. Con la lista Montenero vince, Tascanio punta alla rinascita di una comunità contro le ingiustizie subite negli ultimi anni e il potere consolidato nelle mani di pochi. Questo è un modo per rendere partecipi e coinvolgere i cittadini su un progetto di rinascita, mi permetto di dire, di questa comunità, dopo anni di buio pesto che ha registrato per il fallimento amministrativo e soprattutto per questa greppia di potere che ha dato sfogo ad una politica clientelare fino a se stessa. Si tratta di riprendere per la mia comunità un impegno diretto, più diretto rispetto al recente passato quando ero impegnato in altri incarichi, ma senza mai tagliare il cordone ombelicale con una comunità che mi ha dato i natali, di cui sono fiero di appartenere, soprattutto dove ho deciso di continuare a vivere. Non sono espressione di partiti, la mia è una lista civica, ma lo è per davvero, non quelle camuffate dove magari ci sono le segreterie dietro le quinte. E quindi siamo impegnati in questo lavoro che è molto responsabile, duro anche in alcuni momenti, specie quando si tratta di trovare soluzioni ai problemi che sono vivi nella carne della cittadinanza, perché a quelli complessivi, generali, a quelli globali si aggiungono problemi locali dovuti appunto ad un fallimento, ad una assenza amministrativa che negli ultimi 5 anni, ma non solo negli ultimi 5 anni, ha creato grosse preoccupanti ricadute. Credo che e mi auguro che il confronto anche serrato avvenga sui temi e sui problemi della comunità, insomma, e su questo mi sento abbastanza tranquillo, ma poi non ho, come dire, altre cose diverse da quello spirito di servizio che ha caratterizzato sempre la mia esperienza politica. Il Lizza a Montenero per domenica 31 maggio, oltre Tascanio, il sindaco uscente del centrodestra Nicola Travaglini e il candidato ufficiale del Partito Democratico, il 32enne Nicola Palombo. Ad oggi non sciolgono ancora le riserve i sostenitori dell'Italia dei Valori su quale candidato del centro-sinistra appoggiare per le imminenti elezioni. Interessante incontro istituzionale questa mattina a Campobasso, destinato a quelle imprese molisane interessate alle tematiche relative agli investimenti nella cooperazione e allo sviluppo. L'iniziativa, in attuazione della nuova legge sulla cooperazione, trova l'occasione nell'ambito della Settimana Europea per lo Sviluppo e vede la presenza, per volontà delle istituzioni regionali con la vicinanza di Unioncamere Molise, di alcune imprese molisane, quelle interessate alla cooperazione e allo sviluppo, indirizzando la loro attenzione ad investimenti in 97 paesi del mondo. L'incontro questa mattina alla sala del Parlamentino della Regione Molise a Campobasso. La cooperazione allo sviluppo, a differenza della cooperazione territoriale, è un modo di intervenire per sostenere i paesi terzi. Tra l'altro quest'anno, il 2015, è stato dichiarato l'anno europeo per lo sviluppo, con tematiche diverse. Ieri abbiamo affrontato il tema della comunicazione e della informazione in ambito scolastico, stamattina con la rappresentante
del Ministero degli Esteri, la dottoressa Maria Grazia Rando, stiamo illustrando la normativa nuova, nuovissima, che può interessare le imprese. Mi spiego. Al di là degli interventi consolidati di una volta, di interventi su paesi terzi, l'articolo 27 di questa legge prevede anche sostegni da parte del governo italiano a imprese e aziende che intendono realizzare progetti di investimento in paesi target obiettivo. Significa che l'impresa interessata deve elaborare un progetto condiviso con la Regione e col Ministero per fare un investimento sostenuto dal governo italiano per formare il territorio dove va a investire, cioè non andiamo a fare il business per il business e a conquistare i terreni, ma è un modo diverso anche di fare impresa. E proprio in occasione della settimana europea dello sviluppo, come abbiamo potuto seguire, oggi un convegno sulla presentazione della nuova legge sulla cooperazione, presenti imprenditori e titolari di aziende nel pomeriggio, spazio a musiche, racconti e un torneo di calcetto al palazzetto dell'università. La società SEA è chiamata a ripulire la zona di contrada Selva Piana tra Campobasso e Oratino, un'area immersa da rifiuti di ogni genere che ne deturpano il paesaggio e creano gravi inconvenienti per la salute dei residenti. Una montagna di rifiuti, dove c'è di tutto, dai materassi dismessi alle carcasse di vecchi televisori, dal materiale di risulta dell'edilizia a mobili vecchi e sventrati, dai cartoni ai contenitori di plastica e lamiera, una quantità enorme di robaccia che santifica l'epoca moderna dove i rifiuti si sono posizionati al centro di ogni dimensione ambientale, procurando, se lasciati nell'incuria, danni e problemi di salute. Sorge di fronte alla Eco Recuperi, praticamente nello spiazzale davanti ai cancelli della società privata che si occupa essenzialmente del recupero di alcuni rifiuti particolari come carta, cartoni, plastiche ed altri materiali speciali. Il deposito della Eco Recuperi è assolutamente legale e funziona in modo adeguato, con la disponibilità di intervento su richiesta dei cittadini interessati e di loro orari che vanno dalle 7 alle 13 e dalle 15 alle 17 di quasi tutti i giorni, mentre è chiaro come il sole che il deposito disordinato che sorge ai suoi margini è totalmente ed assolutamente abusivo, fuori legge, occupa un luogo pubblico e testimonia la incoerenza di un sistema che spende soldi pesanti per le più adeguate scelte di raccolta e trattamento dei rifiuti e che lascia nell'abbandono tanto inutile materiale dannoso e perfino pericoloso per la salute di tutti. Bisogna dire che nel passato i lavoratori della Eco Recuperi hanno ripulito a proprie spese e lavoro il luogo, ma è stato sanzionato perché assolutamente non è cosa di sua competenza, non si può fare. Il doping è un fenomeno molto esteso tra gli sportivi, anche giovani, ma gli effetti dannosi sull'organismo spesso sono ancora poco conosciuti. Per il progetto Promossi in Salute, questa mattina al Palazzetto dello Sport di Termoli si è svolto un dibattito sui danni delle sostanze dopanti, incontro che ha visto la presenza della psicologa Erika Consalvo e di Elisa Litterio, docente di Scienze dell'Alimentazione dell'Istituto Alberghiero Federico di Svevia. Il potere delle donne, il titolo del libro presentato alla Camera di Commercio del Capoluogo, presente l'autrice calabrese e la giornalista Maria Latella, per noi Massimo Dalla Torre. Maria Latella, queste donne hanno poi tanto potere? Shakespeare scrisse Fragilità, il tuo nome è donna. Allora, intanto bisogna capirsi su che cosa si intende per potere. Questo che è citato qui in copertina del libro, il potere delle donne, io lo intendo come energia e non c'è dubbio che le donne hanno tantissima energia, se non altro perché fanno 3-4 lavori tutti insieme, sono mamme, sono mogli, sono spesso figlie di genitori anziani, lavorano, si occupano della casa. Se non avessero potere, energia, non ce la farebbero a fare tutto questo. E poi io penso che in questa fase storica sia arrivato il momento di
gestire insieme, uomini e donne, la fatica della vita, perché andiamo incontro a una fase storica complicata, soprattutto in questa parte del mondo, e siccome ci saranno probabilmente più oneri che onori, è meglio dividerli uomini e donne insieme, piuttosto che tenerseli tutti addosso sulle spalle, solo gli uomini o solo le donne. In questo suo libro lei ha fatto un excursus con le donne di successo, sì. Ecco, dal Presidente della Camera, la Pinotti e così via, ma per una scelta precisa o perché ha voluto individuare un particolare? Questo libro nasce dall'esigenza di dare alle ragazze a cui è dedicato, alle millennials, alle nostre figlie, alle ragazze che sono nate dagli anni 80 in poi, dei modelli. Ecco, adesso questi modelli ci sono, le ragazze italiane devono sapere che ce ne sono tante, in questo libro ce ne sono di ogni età, i consigli sono tanti perché tante sono le situazioni di lavoro, professionali e anche private in cui una ragazza, una ventenne, una trentenne spesso non sa che pesci prendere. Io spero che sia un libro utile. Questi incontri sono stati programmati. Il docente universitario Piero Bevilacqua sarà nel pomeriggio all'Ateneo di Via Manzoni a Campobasso per una lezione sulla progressiva degradazione della natura e delle campagne a partire dalla fine del Settecento. Piero Bevilacqua è stato il fondatore dell'Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali e della rivista Meridiana. Spazio adesso alle previsioni del tempo. Pressione alta oggi sul Molise, cielo soleggiato velato nella prima parte, stellato dalla sera. Le temperature odierne sono comprese tra i 9 gradi di Campobasso fino ai 20 di Termoli. Calmo il mare Adriatico, ventilazione debole settentrionale. Domattina sulla regione è previsto ancora molto sole, temperature stazionarie, venti variabili. Siamo allo sport calcio, partita intensa agonisticamente, quella giocata domenica a Fano dal Campobasso. Obiettivo del rossoblù è quello di mantenere la quarta piazza utile per i playoff. Ascoltiamo le interviste ai due allenatori. Salvatore Vullo, tecnico del Campobasso. Mister, un buonissimo pari, una partita sicuramente giocata alla pari con un Fano lanciatissimo. Sì, senza dubbio, è stata una partita tiratissima con due significati diversi. Quella del primo tempo è stata una battaglia sportiva dove nessuna delle due ha permesso tanto all'altra compagine, quindi è stata molto combattuta, spazi ristretti e quindi poche giocate piacevoli, però combattute, quindi è stata bella da questo punto di vista della combattività. Secondo tempo invece spazi più lunghi, giocatori di qualità hanno cominciato a far vedere qualcosa di personale e qualcosa anche di reparti, e quindi qualche buona giocata c'è stata, due occasionissime, una da parte noi e una da parte loro, con due ottime parate dei portieri, quindi fondamentalmente loro reclamano un gol fantasma, noi reclamiamo un rigore che secondo noi era palese, però la partita fondamentalmente poi il risultato ha rispecchiato l'andamento della gara. Gli obiettivi del suo Campobasso? Rimangono sempre uguali, noi siamo una squadra che si batte per poter centrare i playoff, ancora siamo quarti, speriamo di portare avanti questo e di mantenere questo risultato. Grazie mister. Marco Alessandrini, tecnico dell'Alma Juventus Fano. Mister, uno 0-0 che sicuramente lo fa arrabbiare. No, non mi fa arrabbiare perché la squadra ha avuto almeno 7-8 occasioni da gol, perciò è una squadra che si procura 7-8 palle gol che poi magari oggi non siano state finalizzate, però è una squadra che gioca, che è una squadra che ha intensità, soprattutto nella prima parte, è una squadra che meritava ampiamente la vittoria, così non è stata, però insomma non facciamo nessun dramma e dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Ne testimonia i tifosi e il pubblico che alla fine applaudono. Significa che apprezzano tantissimo l'impegno di questi ragazzi, che non dimentichiamo, non siamo la squadra più forte del campionato, però in campo siamo una squadra che
che gioca un buon calcio, si fa valere e sicuramente trasmette delle emozioni ai nostri tifosi, e questo per noi è come vincere il campionato. Ma la Maceratese scappa? Ah, Maceratese fa bene, se vince sempre via digli brava, ma di questo ne sapevamo, brava, ma noi non l'abbiamo mai guardata, non guardiamo dietro, non guardiamo avanti, siamo consapevoli che dobbiamo far bene noi. Oggi non abbiamo ottenuto il massimo, però l'atteggiamento della squadra è stato positivo. Quella gran parata di Gondi nel finale? No, non è solo quella, ne ha fatte 4-5 decisive, una volta il difensore dentro la porta. Diciamo che oggi non è andata così, vuol dire che il destino è quello, però noi dobbiamo continuare a fare le partite, a giocare per i nostri tifosi cercando di vincerne il più possibile. Ma questo Fano fa divertire? No, questo è un Fano che diverte me, diverte il pubblico, e dobbiamo continuare, insomma, è un bel Fano che può avere anche delle prospettive. Alla 15ª maratona di Milano, i molisani Daniele D'Onofrio e Pompilio Sciulli hanno chiuso la loro prestazione sui 42 chilometri con l'identico tempo di 2 ore e 59 minuti. Il venafrano Bernardino Santilli è invece terminato con il tempo di 3 ore e 33 minuti. In campo femminile, Yolanda Ferritti ha tagliato il traguardo della maratona di Parigi dopo 3 ore e 29 minuti. Special Olympics Molise e la Federazione Regionale Bocce hanno promosso domani pomeriggio la disputa di alcune manifestazioni sportive nei locali del bocciodromo comunale del capoluogo. Le specialità in gara saranno il doppio maschile, doppio femminile, doppio misto. Gli atleti iscritti provengono da Campobasso, Termoli e Boiano. E con questa notizia di Bocce è veramente tutto. Grazie, a risentirci a questa sera.